Niccolò Fabi, Costruire, questo è il primo brano scelto dal nostro ospite che è al telefono, Gigi Brandonisio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per essere con noi, il direttore artistico del Festival della Disperazione, che appunto si terrà ad Andria dal 7 al 16 giugno prossimi, quindi ci siamo quasi. È arrivato la sua 8ª edizione, quindi insomma ormai 8 anni di casistica, di racconto, no, di questa disperazione, ma partiamo dalla scelta musicale, che ha molto a che fare con il tema di quest'anno, suppongo. Ma sì, in realtà è stato molto difficile fare una scelta musicale tra tantissime canzoni che sarebbero potute essere adatte. In effetti quest'anno abbiamo scelto anche di costruire appunto una playlist del Festival della Disperazione, in cui in maniera goliardica abbiamo inserito un po' tutte le canzoni che potrebbero fare al caso nostro. Nel caso specifico c'è un passaggio della canzone che dice: costruire sta per rinunciare alla perfezione. L'imperfezione è proprio la cifra stilistica di questo festival un po' sgangherato, che in effetti in maniera un po' sorprendente arriva già alla sua 8ª edizione e continua la sua esplorazione dentro questo sentimento che ci piace moltissimo. E in effetti nella descrizione del festival, che si trova sul sito ufficiale festivaldellarisperazione.it, c'è scritto proprio sulla prima riga: il festival più letterario di tutti, forse. Perché in effetti poi il motore della disperazione è effettivamente un motore artistico per tante forme di arte, di immaginazione. Immagino che un po' sia stato anche il primo pensiero. Qual è stato appunto il primo pensiero quando è nato questo festival? Ma il primo pensiero è stato: adesso ci tocca realizzarlo, perché l'idea quando è venuta fuori ci è sembrata subito avvincente, è stata davvero una vera e propria apparizione davanti ai nostri occhi. Dopodiché ci abbiamo messo un po', un anno e mezzo, a trovare la quadra per realizzarlo, però abbiamo capito sin da subito che sarebbe potuto essere un festival sicuramente innovativo, che avrebbe potuto portare uno sguardo laterale diverso nel panorama dei festival culturali e dei festival letterari in particolare. Certamente, come giustamente abbiamo scritto all'inizio della nostra presentazione, pensiamo in maniera forse un po' presuntuosa che la disperazione sia effettivamente un sentimento letterario, forse il più letterario di tutti, quello che nel tempo ha dato luogo ai maggiori capolavori della letteratura. Ed in effetti tutti quelli che in qualche modo scrivono, pensano, lavorano nel mondo della cultura in senso lato sono un po' disperati per varie ragioni, però questo molte volte si trasforma in un elemento di spinta, in una molla per ripartire, per creare delle cose belle. Con questo festival abbiamo voluto indagare attraverso questo sentimento il contemporaneo, intanto i temi che la quotidianità ci propone, che nella maggior parte dei casi sono disperanti. E però non è un festival triste, anzi abbiamo scoperto nel tempo che la disperazione ha un lato comico sorprendente, fulminante, che esploriamo appunto da 8 anni e che non smette di sorprenderci. L'edizione di quest'anno ha come linea tematica il come fai sbagli, quindi l'errore è anche un po' forse il motore che viene, no, dall'errore, dal fallimento non visto come punto, diciamo, di caduta finale, ma come principio di qualcos'altro. Credo che una delle componenti forse più interessante di questo festival, anche per chi viene ospite, è proprio un po' un senso liberatorio di raccontare, no, il proprio punto di vista sulle varie tematiche. Non so se tu hai avuto questa sensazione avendo a che fare con le persone che insomma intervengono e danno il loro contributo a questo festival, perché non si tratta di presentazioni, si tratta di come talk, no? Cioè un po' dei racconti di un certo punto di vista, che forse per loro possono essere anche però un modo di liberarsi. Sì, indubbiamente è vero che gli ospiti che in questi anni sono saliti sul palco del Festival della Disperazione hanno avuto la possibilità di sperimentare una modalità diversa da quella canonica, perché
come giustamente dicevi, il Festival della Disperazione, pur essendo un festival di matrice letteraria, mm-hmm. non è certamente un festival del libro e non ospita presentazioni di libri mm-hmm. in senso tradizionale, ma gli ospiti che intervengono fanno in questo senso uno sforzo ulteriore preparando ad hoc per il festival un intervento tematico, che sia un talk, una lezione, una conferenza, un monologo o in molti casi un vero e proprio spettacolo legato ai temi che gli sono più cari e che magari hanno esplorato nei loro libri. Mm-hmm. Per rispondere alla tua domanda, certamente abbiamo riscontrato il loro apprezzamento per questa modalità che gli permette anche a loro appunto di esplorare una modalità nuova e di padroneggiare i temi che gli sono più cari in una modalità diversa. E vogliamo citare qualche ospite, qualcosa di quello che succede in questa edizione? Quali sono state le cose più difficili da realizzare, nonostante diciamo ormai l'expertise raggiunto dopo 8 anni di edizioni, e qual è stata invece forse la cosa che vi ha sorpresi di più, diciamo, nella preparazione, perché ancora ci deve essere ovviamente il festival, quindi non sappiamo. Allora, la cosa più difficile è sempre fare il festival in generale, perché mm-hmm. Essendo un vero festival della disperazione, per definizione parte in difficoltà dal punto di vista finanziario, logistico, organizzativo, e mette insieme tutte le difficoltà che in maniera classica qualsiasi altro festival normalmente ha, solo che essendo un festival della disperazione sono molto più amplificate. La cosa sorprendente invece mi viene da dire che è sempre il programma che viene fuori, che quasi sfugge anche a chi lo pensa e lo mette insieme, perché assume una connotazione, una quadratura quasi alchemica alla fine, che fa quadrare tutto nel programma, rendendolo a suo modo unico e dal nostro punto di vista bellissimo, però quasi inconsapevolmente. E questa secondo me è la cosa più bella, che sorprende anche noi ogni volta, perché chiaramente, come potrai immaginare, nel corso della costruzione ci sono una serie di relazioni, di contatti con autori, intellettuali e quant'altro, e alcuni vanno in porto, alcuni no, eppure la costruzione finale è sempre sorprendente e meravigliosamente bella. A proposito di appunto tutte le difficoltà, quei nodi che si fanno in sede di programmazione, di preparazione e soprattutto appoggiandosi sul tema di questa edizione, quali sono quelle cose che in 8 annate di disperazione avete imparato a gestire e prevedete addirittura? Quindi quei fallimenti appunto che magari nelle prime due... Che vi hanno insegnato qualcosa, ecco. E adesso le rimandate indietro come un agassi con una palla storta. Ma sì, sicuramente abbiamo imparato a sguazzare nelle difficoltà, nel senso che mentre magari nelle prime edizioni, considerate che davvero le prime 2 edizioni sono nate davvero col coltello tra i denti, senza alcun tipo di sostegno pubblico o privato, quindi davvero è nato dalla disperazione di un piccolo nucleo di persone che voleva nella propria città un festival letterario, e poi nel tempo le difficoltà non sono mai cambiate, però le abbiamo imparate a gestire. L'esempio più lampante è proprio il passaggio dalla 7ª all'8ª edizione, perché l'anno scorso è stato un anno particolarmente complicato, il più complicato di questi 8 anni, e che coinciso ovviamente con la crisi del 7º anno, perché diciamo questo doveva accadere per definizione. Abbiamo da lì però imparato a gestire sostanzialmente tutte queste difficoltà, e quest'anno, pur permanendo una situazione diciamo non proprio rosea, abbiamo comunque voluto rilanciare in maniera importante il festival con l'edizione più corposa di tutti, e dopodiché incrociamo le dita che tutto possa andare bene, ma se dovesse andare tutto male andrà bene comunque, perché un vero festival della disperazione raggiungerà la sua piena compiutezza solo in quel momento.
e vi invito ad andare a vedere il programma su festivaldellarisperazione.it. Tra l'altro complimenti per il sito, molto intuitivo, molto logico, chiaro, che non è facile, insomma, cioè non è scontato, ecco, perché a volte ci sono dei siti che uno cerca di capire come sono organizzati. Questo è bello facile, vi dà la possibilità di prenotare o acquistare i biglietti, insomma, in base agli eventi. Ci sono tante, insomma, conoscenze che sono passate anche di qua, c'è Ilaria Gaspari, c'è Vito Mancuso, Lucrezia Ercoli, Nicola Gioia, Mauro Kovacic, non li posso citare tutti perché sono veramente tanti, cioè è proprio un programma bello denso, dal 7 al 16 giugno al Seminario Vescovile di Andria. E beh, insomma, siete nel piano dei preparativi o vi siete già un po' sedati e state solo aspettando che la gente entri? Siete pronti? No, siamo in pieno fermento, anche perché per non farci mancare niente abbiamo programmato anche 4 anteprime che, ecco, si stanno svolgendo proprio in questi giorni, così scaldiamo un attimo certo, i motori e arriviamo un pochino più preparati al 7. La tua seconda scelta musicale, Gigi, è sempre in ambito cantautorato italiano, anzi proprio un altro amico, diciamo, di Niccolò Fabi, che è Daniele Silvestri con Testardo. Come mai l'hai scelta? Ma l'ho scelta per il titolo intanto e per alcuni passaggi della canzone, perché soltanto uno o più persone testarde possono pensare di arrivare dopo 8 anni a costruire questo festival, nonostante tutto e tutti e nonostante le difficoltà perenni, diciamo, che ci sono nel provare a promuovere la lettura, la cultura, sì, soprattutto alle nostre latitudini, dove le difficoltà molte volte sono amplificate. Grazie mille Gigi Brandonise, direttore artistico del Festival della Disperazione, dal 7 al 16 giugno ad Andria. Grazie mille. Buona disperazione. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao.